Avvio.
Adesso ci Eccola. siamo. Ciao Fabio. Musichette, sono arrivato qui più veloce di un missile. Bravo. Come va, Fabietto? Abbassiamo un pelo la musichetta. Musichette di P sempre e comunque, ovunque, come giusto che sia. Esatto. Ebbene, ci avevamo lasciati tempo fa, quanto? Troppo tempo fa. Dove? Vero, dovremmo farlo più spesso, così non perdiamo pezzi della trama. Il filo, giusto. Esatto. Possiamo fissarci un paio, ogni 2 sabati, tipo, qualcosa di simile. Tutto bene, dai, a parte che sta iniziando a diluviare qua, ma. Bello. Piccoli. Sì, io sono qua con il temporale sopra la testa. È bello quando E piove sei in casa, cioè è molto rilassante. siamo giunti al terzo capitolo, abbandonando il classico, il lamatissimo missile. E ci avevano detto di andare in un posto, non ricordo neanche io quale, in una taverna forse, qualcosa di simile. Ancora una volta, Lina è in pericolo e credo che ne sia consapevoli. Lin è la ragazza, e ricordiamolo. Dubito che stanotte tornerà in questo appartamento. In qualche modo, lei e io siamo legati l'una all'altra. È la mia unica pista, non posso perderla. Devo raggiungerla, è infetta. Attenzione, iniziamo subito con un missiletto qua. Esatto, che carino. Che si faceva? Ma Suona, non posso suonarla. Ma questo l'avevamo fatto, no? sai che non... Oh, ciao, che succede? Subito così. Sai che non. Ciao, che succede? Mi chiedevo se potesse aiutarmi. Io lo amo. Anche Anche. se l'unica cosa in cui sono bravo è abbaiare. Non so fare molto altro. Con quel. Beh! Non ha tutti i torti, in effetti. Beh, sì. Però sono davvero, davvero bravo ad abbaiare. La signorina Lin mi insegue con una scopa, la vicina prende a calci la parete. Ho un certo ascendente da queste parti. Lo. Felicissimo, Sì. contentissimo lui. Al potere. Ah, forse eravamo rimasti intrappolati nell'appartamento e c'era la bimba con i capelli violetto che se n'era andata perché Lin le aveva detto vieni assolutamente in questo posto. Ma noi tipo quindi al telefono dobbiamo arrivare, giusto? Noi il telefono è spaccato. Ah. Secondo me dovevamo far picchiare tipo la parete per Con il telefono. andare dall'anziana che c'era, la signora che sbatteva dappertutto. Sì. Eccola. Ve lo butto giù questo muro. Oh, c'è un telefono di là. Se continuate a far baccano, vi faccio crollare addosso l'intera baracca. Oh sì. Mamma da giovane. Hai sentito anche tu quello che ho sentito io? Intendi la signora della porta accanto che sbraitava? No, non lei. Era lo squillo di un telefono e proveniva dall'appartamento qui a fianco. Oh, ho capito! Stai pensando di usare il suo telefono, vero? Ma come pensi di farlo senza abbattere il muro? Lo facciamo abbattere la signora? Beh, la signora della porta accanto si è gentilmente offerta. Sì, ma lei spera di seppellirmici sotto. Oh no! Oh no! Missile fresco di zona.
Missile fest, esatto. È fatta più velocemente. Eh sì. O possiamo andare, quindi, boh, proviamo. No, sì, perché ti aumenta il raggio. E poi andiamo sul questo. Ah, possiamo spostarci di là adesso. Non scuote abbastanza. Ma forse puoi andare di sopra? No, Posso non andarti c'è niente. sopra? Boh, cioè dico No, utilizzando la appigli. non vedo nessuna lucina. Cioè dico se vai sulla maniglia della botola, cioè Ah, quando giri sì, la. posso provarci, sì. Mia mamma buttava giù le pareti. No, per fortuna. No, è vero, non c'è nulla. Non c'è nulla. No. Un Emma? secondo, ci sono. Ma come Altrimenti. Fabio, mia mamma buttava giù le pareti? Io, no, intendevo dire Big Mom, non mia mamma. È Big Mom da giovane, dicevo. Ma sì, Big Mom, mia mamma. Perché questo si può scuotere, ma non fa nulla. Sotto, a meno che si possa aprire il comodino. Sì, forse sì. Si è ruotato più lentamente adesso? Possiamo andare qua e apriamo questo. Però questo serviva l'altra volta. Là sopra c'è chiaramente una botola. Questo ZL cosa faceva? Fabietto, si accettano Cosa? suggerimenti. Assolutamente. Questo è l'epilogo della missione, della storia, missione di qua. Perché questo chiaramente cade in qualche modo, penso. A meno che missile non abbia qualcosa da dirmi. Però se lo ha muovuto più velocemente è solo per andare Eh sì, cioè sulla dall'altro lato. maniglia. Missile, se vengo a parlare di nuovo con te, che di qua non ci vado in nessun modo, che mi dici? Dai, forza, non puoi abbaiare un po' più forte di così? Più forte! Ma la signora mi farà crollare il muro in testa! Di questo ci occuperemo quando succederà. Il prossimo missile può colpire la lampada. comunque sto già abbaiando più forte che posso. Devo fare in modo che il cagnolino ci metta più energia. Ah. Vediamo. Qui intorno non c'è nient'altro che possa scatenare una sua reazione? Ancora più energico di così? C'è la scodella. No, queste le abbiamo appena letti. Enco. Ciao, Tenko! Benvenuto, per dirlo alla missile. Esatto, benvenuto! Telecomando. Ma io non voglio parlare con lui. ma il Aziono il cagnolino telecomando. è anche bravo! Non so più dove guardare. Ora sfondo il muro! Dov'è finito? Povero missile! Bottato, cappotto morto, si sta fingendo morto. L'avevo detto, no? Ve l'avevo detto che vi avrei demolito il muro! Sì, ma stia calma. Anche perché signora, ma poi chi li paga i danni, cioè?
Allora è così che ci si sente quando un muro ti crolla addosso. Ma si è finto morto, missile. In realtà è più come se quella donna ti avesse colpito attraverso il muro. Vivo, vero? Al contrario della TV e della stella decorativa. Non abbaierò mai più, mai più. Non ci crede nessuno. Ma aspetta un attimo. Sembra che tutto questo trambusto sia servito a qualcosa. Oh. La bottiglia, abbaiando, l'hai fatto creare un passaggio per me. È stata lei. Ma la parete è sempre in piedi, proprio come prima. Ma ci sono passaggi che solo i morti possono vedere. Oh, quel genere di passaggi. Yeah. Che Vedi coraggio. se la torna a Aaron Fair, il buon missile. Velocissimi. Ecco. No. Quindi te ne stai andando, eh? Pare di sì. Vai a salvare la signorina Camila e la signorina Lynn. Prima di tutto, devo risolvere il mistero che circonda me. E questa è la cosa più importante. Le salvi, giusto? Se può essermi d'aiuto, sì. Io non ho nessun potere dei morti. In realtà non sono neanche morto. Ma troverò lo stesso un modo per salvare la signorina Camila. Ognuno determina il proprio destino, giusto, missile? Giusto. Ok, adesso vado. Immagino che questo sia il nostro secondo addio. Già. Il mio nome è Sissel. Se mai ci rincontreremo, potrai chiamarmi così. Sissel, eh? Ok, sai una cosa, Sissel? Voglio divenire l'autore del mio destino, proprio come hai detto tu. La Madonna! Salviamo il mondo, Sì. missile! Oh no! Michael! Vuole morire praticamente, perché giustamente. Ma Il è... potere. Ma che... Non so se vuole morire, a me voleva spalancare la porta per andare a compiare il proprio destino. Eh sì, stanotte è la più sacra delle notti, la mia scadenza. Tutto ciò che mi serve per ricevere ispirazione dalle muse è questa bottiglia e del formaggio. Buoni. Alla salute di quegli zotici della porta accanto. Oh. È Oh. rubrica aggiornate. Missile. Missile si lancia, esatto, missile in partenza. Stai bene, angioletto mio? Hai preso la tua medicina da brava bambina? No, È una cagnolina anche questa? vabbè. Bene, eccomi in un'altra stanza alquanto bizzarra. Cos'è questa strana tensione che vibra nell'aria? Ora, dov'è il tesoro che sto cercando? Eccolo, il telefono. Se potessi prenderlo in prestito. Quick time! Ora, la vita di Lynn è in pericolo. Devo usare quel telefono e in fretta. Non posso fare in modo che quella donna me lo porti. Secondo te è una gatta? Può essere, non ho sentito benissimo il verso. Immagino che dovrò trovare un modo per arrivarci da solo. Io penso che sia una gatta. Oh, ma c'è un topolino là sopra. Sì, è una gatta per forza, allora, dai. Con il topo là, può essere. Eh sì. Questo cos'è? Dizionario. Esaminiamo. Questo coso è troppo pesante, non posso muoverlo. Forse quella donna si è allenata sollevando quest'affare. È più un'arma che un libro. Lei che dice? Oh, signor primo ministro, non deve, sono una donna sposata.
e io sono un uomo sposato, ma non possiamo più resistere. Cioè, lei scrive tipo... Sì, sì. 50 sfumature di grigio. Esatto. Sono pronta ad abdicare a tutto per lei. Anche se ciò significasse la mia rovinazione totale. Ma esiste la parola rovinazione? E anche abdicare sembra un po' fuori luogo. Non sarò tranquilla finché non avrò controllato. Ho giusto un dizionario che può fare al caso suo. Beh, il dizionario. Vediamo, so di averlo messo qui da qualche parte. Ma dove si sarà infilato? Buoni. Non riesco a trovare. È cieca lei, palesemente. Ma come? Ma c'è un libro che è grosso quanto metà libreria tua. Devo girare il mulino vento? No, non devo. Non devo permettere a me stessa di crederle, signor primo ministro. Ma signora, ma perché non vuole credermi? Il mio amore per lei è sincero, glielo giuro. Ed è così forte da soverchiarmi. Mi sono sempre chiesta se si possa essere soverchiati da qualcosa. Non basta dire sopraffatti. Non sarò tranquilla finché non avrò controllato. Ah, forse devi fare qualcosa mentre lei è là. Forse esatto. Devi girare. Ma gli faccio cadere un topo in testa? In testa, lol, sì. Venga, venga, signor. La signora è molto sola. Beh. No! Ah sì, possiamo. No! Il vento adesso, col mulino qui. No! Vabbè, ma come non ha visto quel topo? Il topo si è anche nascosto. Vabbè, vediamo lei cosa dice. Signor primo ministro, non dobbiamo, se la gente lo scoprisse. Ma poi con questa musica da club privé. Non importa di cosa possano pensare. Cosa possono capirne le masse plebee del nostro amore? Di che sta parlando questo primo ministro? Non ho mai sentito prima la parola plebee. Non sarò tranquilla finché non avrò controllato. Vabbè, vabbè. Vai subito, secondo me. Vabbè, esatto. Chi lo vede? Cioè. Adesso lo sbatto giù. Non gli frega proprio niente del topo. C'è un ratto gigante in casa. Vabbè. Non ha fatto una piega. Ma è strano. Ricordo di aver lasciato il dizionario sullo scaffale. È come se qualche angioletto si stesse prendendo gioco di me. Ah, ma è la figlia allora. Non è una gatta. Forse angioletto mio? Andiamo. Avviciniamoci al telefono. Fabio intanto sta continuando il romanzo. Esatto. È malaticcia. Gira. Io intanto faccio cose. Sì. Sì. Vuoi leggere tu la bimba? Faccio la bimba, vai. Mio caro angioletto. Oh, mi fa male la testa, mamma. Oh, povera cara, per forza, con la febbre a 39. Ha una notte di febbre più calda dell'amore del mio primo ministro. Vabbè. Ossessionata. È quasi ora di uscire per la mia lezione, o forse posso saltarla? Sì, suppongo che sarebbe meglio. Ma aspetta! Scommetto che sei contenta di avere una scusa per non andare, vero?
Non particolarmente. Se non voglio andare, mi basta non farlo e fingere di averlo fatto. Vado a giocare con Camila, dai vicini, o qualcosa così. Chietta onestà del mio caro Angelo. Cin cin. Lei per ogni occasione è buona. Esatto, si beve. Ehi, oggi è il mio compleanno, è il compleanno di papà, è il mio compleanno di papà. Oh, davvero? Non festeggiamo tutti insieme? Non parliamo di tuo padre, cara. Ora mamma deve tornare al lavoro. Dopotutto, oggi è una scadenza. La scadenza del libro, ecco cos'ha. Mamma, aspetta! Devo dirti una cosa. Cercate di non coinvolgermi nelle vostre liti, ok? Oh. Di cosa stai parlando? So cosa sta succedendo, sai? Tu scrivi romanzi e papà vuole che tu smetta. Ma è stato egoista da parte tua prendermi e andar via di casa. Voglio tornare a casa. Su, su. È tempo di dormire per le bambine. E soprattutto per le bambine ammalate. Ti odio, mamma! E lei brinda. Giustamente. Cin. Al tuo odio. Esatto, al tuo odio nei miei confronti. Esatto. È accoppiata queste due. Il padre deve essere un uomo molto forte per resistere accanto a loro, infatti per quello non è a casa. Sembra che la loro situazione familiare sia piuttosto complicata. Chissà se io avevo una famiglia. Oh cielo, la lampada è spenta. Non ti ho rubato la battuta. Esaminiamo il dizionario di nuovo. Cosa? Ha portato quel... Esatto, come si è bloccata, con le terghe tutte in bella mostra. Signora, con calma. Ma tra l'altro, guarda che cavigliette sottili che c'ha poi. Infatti. Ha portato quel dizionario fin qui per consultarlo. Ciononostante è lì, da parte. O ha dimenticato cosa volesse cercare. O ha dimenticato persino che volesse cercare qualcosa. Si può dire ciò nonostante o no? Io non sarò tranquillo finché non avrò controllato. Anche lui dubbia adesso. Sì. Se è il marito di questa donna, ma spero di no per lui. Mia cara, e pensare che sei stata una spia per tutto questo tempo. Ha acceso un fiammifero col sedere o acceso la lampada col fiammifero, che ne sai? Ciao chef! Missile! L'abbiamo salutato, Missile, adesso. Cosa ne farà di me, signor primo ministro? La farò arrestare e mi assicurerò che riceva la giusta punizione. Oddio, ragazzi, sta diventando un sì, po'... Sì, sì, La condanna è essere imprigionata nella cella del mio amore e punita con la frusta della mia passione. Oh, signor primo ministro! E qua c'è vabbè. Oh, mia qua cara. C'è proprio la scena con lei con la mano sulla fronte che fa la finta di svenire. Esatto. Non sopporterei di vivere nel paese di questo primo ministro. Ma lo stai scrivendo te? Vabbè. Esatto, 50 sfumature di Momo. Esatto. Che è successo? Che sta succedendo? Oh, ho fatto un errore. Che mira. È fortissima, bravissima. Il telefono è proprio lì. Se solo potessi raggiungerlo. 50 sfumature di grigio in confronto a un libro per bambini. Esattamente. Ma perché c'è la musichetta di sottofondo che fa atmosfera, è quello. Devo solo saltare in qualche modo fin là. Sarò meglio tenere gli occhi aperti ed avere il giusto tempismo. Devo... Quando appallottolo il foglio di carta... Ti fai lanciare. Guarda. Esatto, ma ha acceso il fiammifero con il sedere, non l'avevo notato prima. Sì. Quindi adesso la spengo di nuovo. Ma io continuerei a leggere la sua storia. Ma infatti mi ha preso, però...
Eccola. Vale. Ah, ti fai... Ecco, bravo. Cazzatissima. Lei non sopporta sti suoni. Pronto? Sei tu? Quante volte devo ripetertelo? Cioè, lui è suo marito? Spero, lui penso sia il marito. La notte è la più sacra delle notti, la mia scadenza. Per favore, ti scongiuro, cambia idea e torna a casa da me. Penso che sia tu quello che debba cambiare idea. Per favore, mettiti nei miei panni. Puoi scrivere il tuo romanzo anche a casa. Fino a che non avrai cambiato idea, io e tua figlia non torneremo. Anche se dovesse essere per sempre! Lascia almeno che parli con Amelie, allora. Non puoi parlarle. Ha la febbre in questo momento e non ti lascerò farle venire gli incubi. Voglio parlare con papà! Ora non voglio più sentire la tua voce. Ti prego, aspetta un attimo. Non provare a chiamare di nuovo, non risponderò. Mi rifiuto di rispondere. Marito presidente della sede dell'ambasciata. Quindi, cioè, il marito è un po' il primo ministro. Sì, sì, traslato. Stava facendo, esatto, stava facendo la storia come voleva lei. Guarda, finalmente ho la linea telefonica di cui ho bisogno. Sono curioso riguardo il marito di questa donna, ma dovrei seguire la mia unica pista prima. La bambina è stata, sì, sotto sequestro. Il killer che sta inseguendo Lynn è di sicuro diretto alla discarica ora. Spero meglio muovermi. E andiamo alla discarica. Anche se è all'ufficio dell'uomo. Eh sì. Del signor marito, il primo ministro. Non è trascorso molto tempo dall'ultima volta che sono stato qui. Oh no, non stai arrivando Tengo, spero per voi di no. Ma la situazione è cambiata. Tengo paura che possa arrivare, però. Evocato. Ma no, lui è palesemente... Phoenix. Ma dove? Dai, manca solo la pettinatura, il completo è quello. Il completo sì. Sempre che stiano analizzando il mio corpo, mi chiedo chi siano. E, a parte loro, un certo tipo freme e si gongola felice. Anche in questo caso, mi chiedo chi sia. Concordano, sembra Phoenix, il vestito ci sta. Ah, la lampada? È tornato! Non sei stato via a lungo. Cosa sta succedendo qui? La polizia è qui per avviare le indagini sul tuo omicidio, chiaramente. Indagini sul mio omicidio, eh? Dov'è Lynn? Sta bene? Allora hai già scoperto il suo nome, eh? Sono colpito. Ah, vero che c'è lo scienziato pazzo. Sembrava essere in una situazione di pericolo imminente, senza contare che un sicario è di nuovo sulle sue tracce. Beh, non devi preoccuparti di questa faccenda. È stata presa in custodia qualche minuto fa. Custodia? Vuoi dire che è stata arrestata? E perché? Non ne ho idea, sono solo una lampada. Sarà meglio provare a scoprire qualcosa. Oh, Lynn non riesce a stare buona due secondi, eh? Cioè, questo è suo fratello, comunque. Una bella gatta da pelare, questo.
Oh lol. Lol. Va bene, Tidus. Una bella gatta da mammiferare, ma è partito subito così all'improvviso. Mannaggia. Una bella gatta da pelare in questo caso, eh? Già, poi te, una... Ok. Una dei nostri, un assassino. Questa faccenda farà cadere delle teste. Ed è una recluta oltretutto. Ho sentito anche che stava conducendo una strana indagine. Alle reclute non vengono affidate indagini di quel tipo. Neppure a reclute come Lim. Sì, ma ho sentito che lei era speciale. Ha forti legami con l'ispettore Cabanela, dell'unità investigativa speciale. Per quanto mi riguarda, intendo fare carriera contando sulle mie forze. Beh, noi detective non dovremmo starcene qui a spettegolare. Qualcuno potrebbe sentirci. Io, ad esempio. Ace Dintorni, esatto. Ace Sventura. Lol. Bello, bello. Ma questo qua è Tengo camuffato, dai. Eh sì. È chiaramente un cattivo. Io, vai, ad esempio. Che possiamo fare? L'ombrello, il cono, segnale niente, il mio corpo che emana cose. Si può asserire con certezza che la causa del decesso è stata la pallottola che l'ha colpito al petto. Ma ottimo, esatto, ottimo. Non ci tengo a scoprirlo. Guardate la barella. Esaminiamo il resto. Il laboratorio. Tengo una maschera. Le piacerebbe aspettare qui un secondo, dottore. L'ispettore Cabanela, capo dell'unità investigativa speciale, arriverà a momenti. Unità investigativa speciale? Perché si interessano ad un caso come questo? Non lo so, ma Cabanela è il nostro miglior investigatore. Meglio non farlo infuriare o ne pagheremo le conseguenze. Non capisco. In che modo la cosa possa riguardarmi? L'ispettore Cabanela sembra messa tanto parte di Lin. Eh sì. Neanche io capisco perché Cabanela voglia venire qui. Forse per lui è solo un passatempo, ma per noi diventa tutto più complesso. Ehi, stai attento a quello che dici quando parli di lui. Non si sa mai chi potrebbe ascoltare. Io, ad esempio. Io, ad esempio. Eccolo. Oddio, che tipo. È Ezio Greggio questo qua. Vero. Vai, vai. Ah, il brivido della scena del crimine. Quelle movenze alla Michael Jackson. Uta! Non c'è nulla di meglio, baby. Guarda come cammina. Cioè. Ma che stile. Ma anch'io voglio imparare a scendere le scale in quel modo. Buonasera ragazzi, come vanno le cose? Ispettore Cabanela, grazie per essere venuto. Mi permetta di fare un rapporto, signori. Va bene, va bene. Aspettate solo un secondo. Prima devo fare una telefonatina. Assomiglia al tipo Shaman King, quello con il ciuffo che non ricordo il nome, con la spada di legno. Il biker, sì, il delinquente. Quindi questo sarebbe il capo dell'unità investigativa speciale? Sembra... originale. Ne ha di stile. Lui si è tutto impettito, il... Sì. Beh, andiamo ad ascoltare cosa dice. Dimmi tutto! Come vanno le cose lì, baby? Come vanno?
Come vanno, mi chiedi? Vuoi sapere come vanno le cose? Ma con che faccia? Direi abbastanza bene, tra il buono e il discreto, se dovessi sbilanciarmi. Sì, va tutto bene. Non sei la persona con cui speravo di parlare, baby? Ora, mi faresti il favore di passare la cornetta a quell'altro signore gentile da bravo? Se riguarda in qualche modo questo parco, bisogna parlare con me. Sono il guardiano... Ah, il ragazzo! Sono il guardiano di questo parco! anch'io pensavo fosse una ragazza a vederla così. chiedo scusa, ispettore, sono appena arrivato. Bene, sono felice che tu ce l'abbia fatta. Quell'altra ragazza mi stava facendo impazzire. Ha iniziato a blaterare qualcosa sul fatto di essere il guardiano del parco o una cosa del genere. Sì, lui... mi spiace per l'accaduto. Beh, inizia il tuo lavoro di sorveglianza, baby. E fammi uno squillo se scopri qualcosa. Sì, signore. Dunque, signore, se potessi fare il mio rapporto, signore. Doc, ehi là! Ehi, Doc! Dice a me? Devi occuparti di questo caso con la massima cura e attenzione. Faresti tutto questo per me, Doc? Non c'è bisogno che mi dica come svolgere il mio lavoro. Comunque, mi piacerebbe incontrare il sospetto, se possibile. Linda, signore? Le ho chiesto di mettersi volontariamente sotto la nostra custodia, signore. Al momento è reclusa dentro l'ufficio del custode della discarica. Sotto custodia nell'ufficio del custode, eh? Custoditissima! E dove sarebbe? Poco oltre il punto in cui ha parcheggiato la sua bicicletta, ispettore. Andrò a interrogare il sospetto, allora. Ah, non c'è niente di meglio, baby! Continuate così, ragazzi! Buona fortuna, signore! 1, 2, 1, 2, apla, opla, come le scende? È giusto. Fantastico. Fica. Quindi devi salire. Si sale? Wow, quell'ispettore Cabanela ha proprio un'arnia strana. Puoi dirlo forte, e non ho mai visto nessuno usare le scale come lui. Ho sentito che sta avanzando in carriera con la stessa cadenza stralunata con cui sale le scale. E ho sentito che Lin è la sua preferita. Che cosa c'è tra quei due? Ehi, e come potrei saperlo? Ah, la cosa si fa interessante, ma possiamo usare il telefono a sto punto, immagino. Salotto, appartamento. O possiamo andare al parco? Proviamo al parco, vediamo che c'è. Bello che ti porta avanti più scenari contemporaneamente. Sì. Sempre l'entrata di un parco semideserto e poco illuminato. Posso distinguere le voci di due giovani trasportate dal vento. Eccoli. No alla conversione del parco in area residenziale. Proteggi il parco, la roccia degli dei. Gran sole. Esatto. Secondo me dovreste andare nella gabbiola del custode, no? Da Lin. Ma non avevo sbocchi. Più che altro non avevo modo di salire le scale. Scusa, potresti fare questa cosa da qualche altra parte? Sono impegnato al momento, non ho tempo per parlare. Forse credi che io sia un tipo poco raccomandabile, una persona discutibile? No, io...
Ma se lo chiedessimo a una persona obiettiva, penserebbe che sei tu un po' sospetto. Dato che siamo due personaggi sospetti, perché non ci prendiamo un po' di tempo per parlare? Tra l'altro quella pubblicità con che c'aveva tutta la canzone a prima per i limoni, le granatine al limone, cioè... Sì. Oh cielo, d'accordo, ma solo un minuto. Grande errore. Ottimo, mi piace il tuo stile, mi piace parecchio. Allora rilassiamoci e parliamo. La notte è giovane, proprio come noi. Oh no. Oh cielo. In che guaio si è messo l'ispettore? Volantino. Niente. Sai che noi qua non facciamo niente? Provo a vedere però per curiosità anche l'ufficio. Sì. Giusto per. Diamo di qua un secondo anche. Oddio. Lo sta ricipullendo. Esatto, lo sta convertendo agli hippie. E dicevi qua, scusa? E nell'ufficio dell'uomo turbato. Ma giusto okay. Proprio per vedere sì, sì. Come se la passa quel povero uomo del primo ministro. Disperato. Tutto bene, signore? Ti ho ordinato di lasciarmi in pace, tutti quanti! Le domando scusa, signore. Mi dispiace, non avrei dovuto riprenderti in quel modo. Ma adesso preferirei restare da solo. Puoi andare. Sì, signore. Uololo. Accidenti. Un'altra strana stanza e un altro strano tipo. Sarebbe bello se le linee telefoniche avessero delle tracchette. E non c'è niente. Invece, guarda qua. Ci sono. Flacone, documenti, brocca d'acqua. Possiamo sventolare. Forse non adesso. Esatto. Serve più vento, perché sventolo fa ben poco. Sai che forse aveva ragione Fabio. Sì, ci sarà. Devi andare anche nel gabbiotto del guardiano. Sì. Da qua in qualche modo. Che ha senso, perché il fulcro principale si stava svolgendo qua. Vediamo un po'. Cosa ho? Qua cos'è che è? Segnale stradale. Ma c'erano dei poteri strani che potevi usare? Eh no, c'è solo quello di riavvolgere il tempo, ma quando... quando muore qualcuno. Penso si possa asserire con certezza. Fabietto. Ciao Fabio, grazie per essere passato. Ciao bello. E questa è stata l'arma del delitto. Oh no. Ah no, va bene. Sono io, ok. Oh no, quella pistola. Sì, stesso modello delle pistole utilizzate da voi detective. Non penserai che sia di Lynn, vero? Questa non ci voleva. Se è sua, è finita. Così Lynn è un detective
l'arma del delitto potrebbe essere la sua pistola. Tutto ciò cosa potrebbe significare? Il mistero si infittisce? Allora, questa è l'arma che mi ha tolto la vita. Una pistola, eh? Ho ricordi confusi delle pistole. Non è la prima volta che ne vedo una, questa certo. Dunque, questa parte qui è il... Nani? Ma sei matto? Se vuoi sparare con quell'arnese, puntalo verso te stesso. Ciao Fabio, grazie. Ciao. Io non ho sparato. Ah, scusami. Vai, vai. Io qui sono la vittima. Tutto ciò è opera di qualcuno che è geloso delle mie capacità di detective. Ehi, non guardare me. Non sono affatto geloso di te. Beh, questo dimostra che è una pistola vera. Bang! Cosa hai fatto? Quello che penso? È il rumore di una pistola. Ho un brutto presentimento. Tutte le volte che quel telefono squilla, porta brutte notizie. Come in quel vecchio indovinello. Cosa è nato prima, il delitto o lo squillo del telefono? Eh beh, il famoso indovinello. Sì. Se lo dici tu. Andiamo, andiamo. Fuga. Ah, eccoti qui. Fammi un favore e di al doc di venire nell'ufficio del custode, intesi? Al momento sembra molto occupato, signore. Tu chi sei? In quello verde o quello, o quello blu? I Power Ranger. Io sono quello verde, signore. Quello verde, ok. Stammi a sentire, verduzzo. Mandami subito qui il doc. Farò in modo che tu non possa mai più indossare un completo verde. Sì, signore. Glielo mando subito, signore. Verduzzo. Ufficio dal custode. La prego, dottore. Vada subito nell'ufficio del custode. Se proprio devo. Vediamo che dice il tizio. Cosa sta succedendo? Non chiedermelo, ma c'è qualcosa di decisamente sbagliato. Quel rumore sembrava provenire dalla zona circostante l'edificio della manutenzione. E andiamo, andiamo nel... Siamo già al telefono. Office. Pium! Un altro sparo e risuona in questo luogo solitario ai margini della città. Il suono mi fa presagire una nuova morte in arrivo dall'altro capo della linea. A quanto pare, non sono l'unico a cui la mietitrice è interessata stanotte, ma finché ci sarà qualcosa che io posso fare, intendo impedire che qualcun altro muoia. Sfondo ottenuto, sfondo nero. Canzone, illustrazione della lampada. Continua, continua. Keep going. Capitolo 4. Le 8 e 23 della sera. Modificare il destino di una persona non è facile, soprattutto quando il suo destino è la morte. La scena all'altro lato capo della linea è più o meno come me l'aspettavo. Tutto tranne una cosa. No! Lynn! Resisti, piccola! Sembra che qualche lurido verme ne abbia sparato da sopra la montagna di rifiuti là fuori. Oh, mi faccia dare un'occhiata.
Forse c'è qualcosa che posso... È Lucci, quel piccione? Sì. Mi dispiace, non posso permetterlo, uomo col piccione. Io investigo e lei sovrintende. Lei ha il suo lavoro e io ho il mio. Lasciamo che ognuno faccia il proprio lavoro, d'accordo? Sì? Beh, ecco quello che penso. Che razza di professionista è se lascia che le sparino proprio sotto i suoi occhi? Io... Comunque faccia a modo suo. Io starò fuori dai piedi. Che è aggiunta la voce. E lavoriamo di squadra. Sincronizzato con la testa il piccione. Sì. Cos'è? Doc, perché ci ha messo tanto? Si dia una mossa. Chi è lei per urlarmi addosso così? Ora mi lasci dare un'occhiata alla vittima. Non l'ho ancora guardata, ma posso già dire che è morta. Ed è la seconda volta che muore stasera. È povera Lynn, poveraccia. Vediamo un po' che abbiamo. La lampada. Possiamo girare la lampada. E ci spostiamo. Che ne pensa, dottore? Può salvarla? No, respira. Temo di non saper fare i miracoli. L'unica cosa che posso fare è maledire la mira di colui che le ha sparato. Lynn, come ho potuto permettermi questo? Cabanela, male male. Oh. Vediamo che è successo. Svenuta anche questa volta, eh? Dove sono? Ti stai riprendendo? Cosa mi è successo? Scusa, mi stai ignorando? Scusa. Sai, non sono ancora abituato a parlare con la gente morta. Gente morta? E così sono... Per quanto mi sforzi non riesco a ricordare chi sono. Inizio a ricordarmi me stesso. Chi sono? Sembra che tutti ti chiamino Lynn, se puoi aiutarti. Lynn? Un nome molto carino. E, a quanto pare, anche tu sei un detective. Detective? Vuol dire quella specie di poliziotto super fico che risolve i crimini e crede nella giustizia. Sempre una descrizione un filo soggettiva, ma sì, quel genere di detective. Ehi, aspetta un minuto. Stai cominciando a ricordare qualcosa? Non c'è tempo da perdere. Stanotte sta succedendo qualcosa di davvero strano in questa città. Sì, sul davvero strano concordo in pieno. Quella non è la tua faccia, sai? Guarda di nuovo. Tu sei quella morta. Ah, vai, vai. Pensavo fosse intervenuto lui a caso. Infatti, sarebbe davvero atroce se avessi questo aspetto, non trovi? Non so se atroce sia la parola giusta. Ecco, così va molto meglio. La notte sta succedendo qualcosa di davvero strano in questa città. Mi chiedo se non abbia qualcosa a che vedere con la mia morte. Dimmi, cosa sta succedendo stanotte in questa città? Non chiederlo a me. Eh? Io non ricordo niente. Penso che probabilmente sia perché sono morta. O no? Ah, è tutto così confuso, non puoi fare niente! Ehi, lo stai chiedendo al tipo sbagliato. Però ci sono delle cose che io devo chiedere a te. E riguardo me. Devo scoprire chi sono e perché sono stato ucciso. Non sai niente che possa aiutarmi?
La sola cosa che so per il momento è che il mio nome è Sissel. Il tuo nome è Sissel, eh? Penso di sì. In ogni caso, mi ricorda qualcosa. Penso di essere stato ucciso stanotte, mentre ero con te. Perciò devi almeno conoscermi, credo. Pensieri a te. Sì, all'esterno della discarica. La classica morte a struzzo, quella. Sì, comincio a ricordare. Ora ricordo. Lo sapevo che eri la traccia che mi serviva. Mi dispiace tantissimo, ma non credo di poterti aiutare. Perché no? Perché io non ti conosco. Vuoi dire, pensavo che avessi detto di ricordarti. No, ho detto che ricordavo qualcosa. Ricordavo il fatto che non ti conosco. Non è possibile. La sua faccia. Esatto. E così non mi conosci, eh? No, purtroppo. Perciò, suppongo che siamo solo due strani che si sono incontrati per caso stanotte. Impossibile. Non credo sia stato un caso. Perché mai avrei dovuto trovarmi qui fuori in mezzo al nulla senza nessun motivo? Mi hanno chiesto di venire qui stanotte. Ti hanno chiesto di venire? Chi? Non riesci a indovinare cosa voglio dire. Stai scherzando? Vuoi dire... Tombolo, tu? Ti avrei chiesto io di venire qui? Ma perché? È quello che stavo per chiedere a te. Perché mi hai chiesto di venire qui stanotte? Qui fuori, in mezzo al nulla? Stai scherzando? Inutile sottolineare che io non lo ricordo. È tutto così confuso, non puoi fare qualcosa. Eto. E così sono morta, eh? A quanto pare, sì, mi dispiace molto. Come può essere accaduto? È proprio quest'anno che avevo finalmente superato il mio esame. E il mio emozionante lavoro di acciuffa cattivi era appena iniziato. Bello l'acciuffa cattivi. E ora guardami, perché dovevo morire proprio così in una vecchia discarica? Povera piccola, lo shock sta avendo il sopravvento. E così le racconto tutto quello che è successo stanotte. I ghost freak, il possedere e il manipolare gli oggetti. E il tornare a 4 minuti prima della morte di una persona. Sai, veramente questa non è la prima volta che muori. Ti hanno già sperato e ucciso un'altra volta stanotte. E tu mi hai salvato? Esatto, lo ricordi? Sì, credo di ricordare qualcosa di ciò che è successo, vagamente. Sì, mi hanno sparato. Un uomo blu vestito tutto di nero. Tengo un fucile. Allora, anche se una morte viene cancellata, il suo ricordo resta. Così sono già morta due volte. Vorrei sapere cosa dirmi. Immagino dovrò aspettare solo che si riprenda. Ehi, scommetto che è una specie di record, vero? Sì, probabilmente è così. Sembra si sia già ripreso abbastanza bene. Lin, non che tu mi debba qualcosa, ma un favore da chiederti. Quale? Nei prossimi 4 minuti probabilmente tornerai in vita. Quando lo farai, potresti cercare di scoprire qualcosa su di me prima di domani mattina. Chi sono? E perché mi hanno ucciso? Mi dispiace tanto, ma non posso fare alcuna promessa. Perché no? Non mi ricordo molto bene in questo momento, ma credo che stessi investigando su un caso stanotte. Un caso molto, molto importante per me. Perciò, anche se tornassi in vita, non credo che avrei tempo per scoprire qualcosa su di te. Mazza, Esamma, veramente? Cioè... Lin passa,
passa dall'entusiasta alla depressione totale. Che... Sì. So che è una cosa terribile da dire alla persona che mi ha già salvato la vita una volta. Mi dispiace davvero molto. Capisco. Un vero peccato. Ma temo che te lo chiederò lo stesso. Cosa mi chiederai? Ti chiederò di salvarmi. Anche se probabilmente io non sarò in grado di aiutarti. So che è egoistico da parte mia. Devi perdonarmi. Ma semplicemente io non posso morire. Non ancora. Non così. Stavo investigando su qualcosa di importante stanotte. Penso che possa essere il motivo per il quale sono stata uccisa. Nonostante tutto, voglio ancora risolvere il caso. Sono una persona orribile. Beh, un po' sì. Un pochetto. Non ti ho detto un minuto fa che tu non mi devi niente? Ah? Eh? Di certo non tratterò la tua vita come una moneta di scambio. Io ti salverò. Cosa farai tu dopo è una tua decisione. Grazie. Lui è un figo. Allora, pronto a tornarmi? Torniamo a 4 minuti prima che ti sparassero? Andiamo. Yay. Lui, dicevano egoista, ma lui è un sacco altruista. Sì. Se vuole scoprire perché è morto, ma non vuole uccidere altre persone. La seconda morte di Dean. Ora tornerò indietro nel tempo per scrivere il suo destino. Date le circostanze. Avrebbe potuto mentire e promettere di aiutarmi, ma non l'ha fatto. In quel momento ho capito di potermi fidare. 8:18. Ho una brutta sensazione. Detective, è tutto ok? Sì, chef, alla fine c'è tante sfaccettature e la storia in sé è molto intrigante, comunque non è per nulla scontata. È vero. Fame, così stavo cercando di farmi portare qualcosa. Cosa? Non lo faccia! Oh, mi scusi. Dovrebbe lasciar fare a me. Va bene il pollo? Una cena a base di pollo. Oh, sì, va bene. Non è che abbia più tanta fame. Però vorrei tornare un momento in centrale. Ah, sì? Oh, temo di non poterglielo permettere. L'ispettore Cabanera sta arrivando. Sarà qui a momenti. Ah, lavate di me. Au! Buonasera, gente. Buonasera, ispettore Cabanera. Signori, ottimo lavoro. Ora fammi un favore e vai a fare un giro di pattuglia qui attorno, ok? Bravo, ragazzo. Sì, signori. Ehi tu, come va, baby? Ispettore Cabanela, cosa ci fa qui? Pensavo che l'unità investigativa speciale avesse un importante incarico top secret stasera. Cosa importa, in un momento come questo, quando la mia linea è nei guai? Lo apprezzo molto, signore. Di un momento. Ha detto guai? Non mi dica che io sono sospettata. Sospettata di aver sparato all'uomo dai capelli a punta con il completo rosso. Voglio dire, non l'ho neanche mai visto prima. Mai, baby? Oh, beh... Prima di stasera, voglio dire. Mi ha chiesto di incontrarlo qui. Ha detto di avere informazioni importanti sul grosso caso su cui sto lavorando. Lui che ha contattato me. Capisco, capisco. Ma è buffo, non trovi?
Ha dato un'occhiata alla lista dei casi sui quali il tuo distretto sta indagando. E non ho visto niente, e non ho visto te nell'elenco degli impegnati in alcun grosso caso. Sai che non ti sospetto, baby. Sto solo cercando di fare un po' di chiarezza. Non sei il tipo da sperare qualcuno. Ehi, chi ti conosce meglio di me, baby? Sai, se ti succedesse qualcosa... Au! Non potrei mai più guardarlo negli occhi. Ispettore Cabanela, voglio farle una domanda. Sì, cosa c'è? E voglio che mi risponda onestamente. Si terrà stanotte, vero? Non so di cosa tu stia parlando, piccola. A te! No, così... Ammazzo. Alla Matrix? A me pare che Baby sia effettivamente sospettata. Dall'ispettore Cabanela? No, non è il tipo! Solo per la cronaca. Mi hai sperato tu? Io? Non farei mai nulla del genere. Comunque, sembra che il killer abbia sparato dall'esterno. Sarebbe difficile impedire al proiettile di entrare, comunque. In ogni caso, proviamo il nostro gioco di 4 minuti. Parto! Ale. Ale. Sai cosa? Ho un'idea. Il tizio che mi ha sparato è là fuori, vero? Sì, sempre di sì. Invece di provare a fermare il proiettile una volta entrato, sarebbe più divertente uscire e fermare il tizio che sta sparando. Divertente, dice, con gli occhi che brillano. Oh, cielo! Puoi usare il telefono per spostarti, giusto? Esatto, e conosco anche il numero del telefono pubblico della discarica. Non voglio che mi sparino di nuovo. Sai come si dice? Non c'è due senza tre. Ma sto già pensando alla terza. Non preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene. Ma la storia del telefono è una buona idea. Forse farò un tentativo. Allora, vediamo solo un secondo. Abbasso un pelo la musica. No! Sì. Meno fastidiosa così. Ho una brutta sensazione. Sì, signori. Questo è il dialogo di prima. Esatto, di prima. Detective, è tutto ok? Avevo fame, così stavo cercando di farmi portare qualcosa. Cosa? Non lo faccia. Oh, mi scusi. Dovrebbe lasciare fare a me. Va bene il pollo? Rifacciamo dall'inizio. Cioè, così subito che mi sono perso. E ci siamo persi. Forse puoi già. Ah no, qua semplicemente. Oh. Scaleo. Cos'è uno scaleo? Questa è la. No. Che zona è questa, boh. Proviamo a spostare questo. È per forza. Questo che è? Microscopio. Cosa potrebbe essere? Pare un tagliaunghie gigante. Adesso, mai visto il microscopio? Credi? Tu sai che cos'è? Perché lo chiedi a me? Non hai visto che guardavo altrove distrattamente? Eh? È uno di quei cosi da scienziato che usano gli scienziati. A posto? La gente normale come noi non è tenuta a sapere cos'è. Ma non ho mai visto un microscopio in... Va bene. Detective, capito? Sì, detective poi. Non che io ricordi cosa sia uno scienziato, ma a quanto pare è qualcosa che a Lynn non piace moltissimo.
Vabbè, madonna, schifati. Queste foto sono vecchie. Cosa ritraggono? Piccoli frammenti di roccia. E i frammenti stanno luccicando. Sai cosa sono questi? Meteoriti. Mi spiace, ma ho perso la memoria. Non sono il più adatto a cui chiedermi. Ok, volevo solo essere educata, non credevo comunque che lo sapessi. Gentilissima. Ahi, questa donna ha la lingua affilata. Ehi, posso sentire cosa stai pensando, ricordi? Lo so. Bene. Si leggono anche nei pensieri l'un l'altro. Molto pericoloso. Molto. Sì, signore. No, fermati. Ha appoggiato il libro. Mm-hmm. Appoggiato. Ma tu qua poi ti... Qua non posso... Vai. No, qua non potevo far nulla. Qua possiamo esaminare il taccuino. E questo taccuino è una cosa shocking. Oh, quello è mio. Non è adorabile. Perché il tuo adorabile taccuino non è nella tua tasca? Nel panico, ok? Tu non infili mai oggetti nella libreria in caso di panico. Mi stavi chiamando comunque. Era una faccenda personale. Là sopra non ci andiamo. Qua c'è la lampada. Forse con la lampada che gira. Salve, il regno del pollo. Voglia di pollo? Abbiamo il pollo che fa per voi. Ecco dove stava andando. Il regno del pollo. L'avevano già citato il posto. Una cena a base di pollo, grazie. Volete ordinare anche del pollo fritto? Oh, va bene. Andiamo dal regno del pollo. Andiamo, sì. Ah, cioè, che fai, non vai dal regno del pollo? Lo spolo è a mano. E ci troviamo il gestore di un lavaggio. Pronto? Dove dobbiamo effettuare la consegna? Hanno riattaccato. Eccolo. Va bene. No, vabbè. Che cosa mai sarà un pollo in men da preparare? Eh no, cantala tu che sei bravo con le melodie. Ma se i polli sono fè, la melodia è diversa, la la la. Perché ti ricordi che in Final Fantasy IX mi avevi detto di cantare su tutti i dialoghi? Esatto. Nella città. Brava, sì. Le cose imbarazzanti te le ricordi, eh? Sì. I la la la. Siamo comparsi qui quando abbiamo avuto l'occasione, senza pensarci. Ma non è qui che si trova il killer che sta cercando di uccidermi? Chiaramente. Probabilmente dovremmo tornare indietro di corsa. Perché il tempo mi sa che continua qua. Lol. E vabbè. Uomo si vendica, abbastanza. Oh no, continua veramente. Che strano. Qual è il problema? Sembra che questo telefono non funzioni al momento. Di solito la linea telefonica brilla di rosso, ma ora è spenta. Siamo arrivati qui attraverso la linea telefonica. A quanto pare, in questo mondo, dei 4 minuti prima della morte, non possiamo usare le linee mentre il telefono è in uso per una chiamata. Ah, stai scherzando, vero? Con le linee chiuse, sembra che non possiamo andare da nessun'altra parte. Immagino che dovremmo ricominciare. Hai capito. E quindi è una fregatura. Sì. Ah, vedi, questi poteri limitati. Però che facevi, non ci andavi. E che, esatto, che fai, non vai al regno del pollo? Cioè, Gennaro il pizzaiolo che... che cazzo. Anima.
Poi possiamo qua sotto palla. Qua sotto dove c'è il tizio. Almeno adesso hai il posto sbloccato, esattamente. Questo alla fine veniva spostato di là, che non ha niente. Se devi girare... No, no, il posto dovrebbe essere rimanere sbloccato. No, non volevo fare questo. Volevo vedere se c'era davanti, un avanti veloce. Ok, qua alza la cornetta, fa l'ordine. Quello l'abbiamo letto. Però da qua l'unica cosa è andare di là al Regno del Pollo, no? A meno che qua, se la giro qua adesso... Esatto, forse no, non fa niente. Forse lui si è parte del taccuino adesso. Ah, mettendola così? Sotto la luce. Ecco, okay. Vedi? Sì. Quello deve essere il taccuino di Lin. Ehi, un attimo. Quando sono entrato, ho pensato che le stesse ballando. Già, quello era decisamente sospetto, non c'è dubbio. Sarò meglio a segnalarlo. Mi chiedo se posso telefonare senza che lei se ne accorga. Vabbè. Ok. Andiamo in una nuova linea. Ah, così ci porta fuori dalla discarica. Stavo osservando Lin, proprio come mi aveva detto. E ho notato qualcosa di sospetto. Davvero? E così l'ispettore Cabanella aveva ragione. Stava nascondendo il suo taccuino quando sono entrato. Il suo taccuino, eh? Sì, signore. In modo molto sospetto. In un posto molto visibile. C'è altro? Vediamo. È una rosa. Ed è un taccuino. C'è altro? Vediamo. Ora che ci penso, stavo usando il telefono quando sono entrato e guardava il suo taccuino. Ok, qualcuno passerà più tardi, non farle capire niente. Ehi, guarda, la linea del telefono brilla di rosso. Ah! Scommetto che se proviamo ora funzionerà. E io scommetto che hai ragione. Il detective con cui sta parlando è all'esterno, nella discarica. Esattamente dove si trova il terribile sicario che mi dà la caccia. Molto visibile, intanto una luce che lo puntava, mica lo vede, senza una luce che lo puntava non lo vedeva. Anche quello è vero. E vabbè, ma uno che gli, come indizi dà, stavo usando un taccuino. Un taccuino è rosa. Ed era un taccuino, ho capito. Ti stavo aspettando. Sei tu? Una lampada da tavolo che parla come mio nonno. Chiamami semplicemente Ray. Nonno Ray? Mi mistigno. Dovevi proprio metterci dentro quella cosa del nonno, vero? Siamo anime. Possiamo scegliere qualsiasi aspetto vogliamo. Ciò significa che non hai intenzione di mostrarci il tuo vero aspetto, giusto? Allora, a proposito di quel colpo di pistola che ti ha tolto la vita... Guarda come devi al discorso. L'ho sentito provenire dal piano superiore appena qualche minuto fa. È probabile che in questo istante il sicario stia preparando il suo fucile. D'accordo, io entro. Lo acciufferò con qualche trucco. Sono davvero desolato, signorina. Ma non possiedi quei poteri. Cosa? E perché no? Temo di non saperlo. Ma soltanto pochi eletti hanno il potere dei morti. Cosa? Mi stai dicendo che io non sono speciale? Non è giusto!
A ogni modo, non ci resta molto tempo. Forza, salta dentro. Salto! Continuate così, ragazzi. A quanto fiero il Phoenix Height. Il terribile sicario che mi sta dando la caccia si trova al piano di sopra, giusto? Sembrerebbe di sì. In altre parole, non possiamo fermarlo se rimaniamo qui sotto. Andiamoci allora. L'idea di farmi sparare un'altra volta non mi fa impazzire. Let's go. Ha detto di saltare dentro e saltiamo dentro. Sì. Ah, questo è quello iniziale che... Sì, sì. Che si faceva? No. Chiudi. Secondo me dobbiamo anche arrivare prima di Cabanela lì. Questa? Ah, forse adesso... No, se apri... No. In alto. E andiamo comunque qua. Attiviamo così, attiva esatto. Questo. E bandiera. Poi il frullatore. E poi ci spostiamo qua. Sì. Batman, segnale di Batman. Beh, ce l'abbiamo fatta. Ora è il momento di stanare quel terribile sicario. Deve essere da qualche parte qui vicino che si prepara a compiere la sua mossa. Non c'è molto tempo, troviamolo e in fretta. Farò in modo che abbia ben chiaro. Cosa succede alle persone che puntano le armi contro gli altri? Nel suo sguardo risplende un bagliore accecante. Ah, aspetto che passi con la bicicletta. Sì. Cioè, ma non poteva venirci a piedi. Tengo. Eccolo. Tengo fucile. Vai, vai. Vedo il mio bersaglio. È tempo di mettersi al lavoro. Nel giro di un mese sarò senza dubbio a capo della divisione sicari. Eccolo, il sicario! Penso che il suo nome sia in realtà Tengo, ma non credo che sia importante. Dobbiamo impedirgli di sparare, presto! Tengo un fucile. Bicicletta qua? No, posso aprire, sì. Accendo? Sì, lo accechi. Bene, finalmente siamo riusciti a impedirti di sparare. Esatto, c'è Tengo dell'iconcina. Ce l'abbiamo fatta! Ora sono al sicuro, vero? Beh, questo ha modificato in parte il tuo destino, ma non l'hai riscritto del tutto, non è ancora finita. Il sicario è un professionista e vuole essere a tutti i costi a capo della divisione, a quanto pare. Dubito che andando in giro a impedirti di sparare riusciremo a fermarlo. Se vuoi strapazzarlo un po', ti prometto che non ne farò menzione nel mio rapporto. Facciamoci venire un'altra idea prima che riesca a sparare. Oh. Ottimo. E lui dove è andato, Boo? Lui è dietro il... Ma questo è... Sì, sì, lui è dietro il furgone. Ma se lo spegniamo questo adesso? Torna su? Forse... Poliziotto qua che si muove. Oh. Ok. Che ci fa là? Passaggio. Eccolo! Oh no! Veloce! Ehi, hai acceso tu la sirena? L'hai visto, chef Tengo? Tengo il fucile.
Non sono stato io. Si è accesa da sola? Mi ha spaventato a morte. Beh, assicurati che sia spenta. Non voglio sprecare corrente elettrica. La madonna. Siamo davvero arrivati a questo livello di parsimonia? È piuttosto deprimente. Ultimamente insistono molto perché si riduca il consumo di energia sulle scene del crimine. Non ci permettono neppure di utilizzare contemporaneamente tutti i riflettori. Oh, cielo. Dovremmo essere liberi di fare almeno quello, soprattutto in una notte buia come questa. Quindi sì, io adesso... New Gear Bay Bakerstart, che non so cosa sia. Si accendo anche quello, si accendo anche l'ultimo riflettore. E il tempo passa. Non dovevo spegnerlo? No! Oddio. Non premere quel grilletto! Oh, guarda là! Una delle luci si è spenta! Qui ci sono tre luci in tutto, sempre che non possiamo tenerle accese tutte e tre contemporaneamente. La nostra centrale è davvero spilorcia in quanto energia. L'altro giorno, per aiutare un altro detective a vedere quello che stava facendo, ho dovuto pedalare con la bicicletta sul posto per accenderne il fanale. È proprio una storia triste. Sembra che stiano davvero esagerando. E quindi non possiamo tenerne due accesi? O vanno accesi tutti e tre? Oh. No, allora, tutti e tre, uno si spegne. Quindi dobbiamo... Quindi va spento il primo? Eh sì. Questo tutto di qua va spento. Mm-hmm. Ah. Se voglio quel posto, devo fare attenzione anche al più piccolo raggio di luce. Per quest'anno, il mio obiettivo è arrivare a capo della divisione. Il prossimo anno, il mio motto sarà: se voglio essere il direttore, devo fare attenzione anche al più piccolo scandalo. A quanto pare, non comparirà nei punti in cui è accesa una luce. E il prossimo anno diffonderò dei pettegolezzi scomodi e diffamatori nei suoi confronti. Oh, ma guardala! il però tempo passa. Questa la lascerei accesa per ora. E accenderei sì, almeno è distante da tutte le... Però secondo me devo prima spegnere quella di là, in modo tale che... Sì. Quella è quell'altra alla macchina, non si spenga. Almeno io vengo qua, di lì non ci arrivo. Sta dicendo qualcosa, ma da qui non riesco a sentirlo. Oh no. Dove vai, amico? Dove vai? Oh no. Dai che non c'è tempo. Ancora lontani. Ma qua cos'è che c'era? Leva, esamina. Vediamo che dice. Pensieri di un sicario. Parte 1. Quando sparo un proiettile, ci metto l'anima e il cuore. Il proiettile è la mia anima. Il colpo è l'espressione della mia anima. È per questo che non spreco mai proiettili. Inoltre... Dovrei segnare i colpi in più come spesa extra e l'amministrazione non ne sarebbe felice. Cosa diavolo sta blaterando quell'idiota? Ehi, non prendertela con me. Dobbiamo fermare questo tizio. Pensieri importanti prima dell'omicidio. Ma io ora voglio la parte 2. Esatto. Non succede nulla. Strano. Pensavo che quella leva servisse per far mutare il braccio della crew. È ben felice di far ruotare quel terribile sicario. Questa crew. Chissà se c'è un altro modo di utilizzarla. Tengo dove è finito.
Tengo se n'è andato. Ah, vuoi vedere che devo. sì. Che devo prenderlo con il braccio? Il bersaglio è molto distante. Ma dopo tutto, non posso lavorare restando sotto un riflettore. Pazienza, un colpo come questo è una bazzecola per un uomo della mia abilità. Il signor capo divisione sembra preferire luoghi tetri e bui. Sarei ben felice di gettarlo in una cella tetra e buia. Forza, Sissel, acciuffalo! Aspetta un attimo, da quando è che sono diventato il suo assistente? Esattamente. Quella faccia è stralupen terzo, comunque. Ah, sì, è vero. Adesso che lo citi, sì. Mancano 2 minuti? Ah, no, qua. Cos'è? 2 secondi mancano? No, 2 minuti. Oh la madò! Quindi quello dobbiamo accenderlo. Guarda, una delle luci si è spenta. Vabbè, qua lo dice la stessa di prima. Accendiamo le due di qua. Mi sa che è andata. Secondo me dobbiamo trovare il modo di azionare la gru per fargli finire quello scatolone in testa. Questo Questo di qua qua. dici? Perché Quando lui è sotto. Però non so come. c'è anche il gancio che sembra poter far cose. Anche se bloccassimo il colpo, guadagneremmo soltanto un po' di tempo in più. Non credo sia possibile dissuaderlo completamente dallo sperare. L'unico modo per fermare il male è schiacciarlo una volta per tutte. Eh sì. Fantastica. Questa detective è un po' sopra le righe. Penso che dovrei riportare dall'ultimo destino. Che era questo qua appena fuori. Esatto. Quindi te dici comunque di lasciarlo. Vedi che c'è anche il gancio lì interagibile. Però non so come andarci al Arrivarci. gancio. Ma pedalare non pedala, non fa nulla. Adesso riprovo, l'avevo fatto prima, mi pare, e non andava. Pedala, è bloccata qua. Non c'è il manubrio, non possiamo neanche girare la ruota. Questa non fa niente. Andiamo di là, vediamo che c'è di là. Va bene. Perché qua non facciamo niente. Se lui lo lasciamo lì, tecnicamente non dovrebbe far nulla finché non finisce il tempo. Poliziotto? È rimasto là. Eh no, è rimasto là. Spegniamo la luce. E se passa il poliziotto, se no non si accorge. La Secondo luce me si è ora che spegne spenta. quella là, lui va di là, credo. Esatto, lui si mette in una di quelle in cui è spenta e noi dobbiamo farlo andare o in questa, appunto, o in questa di qua. Ma il poliziotto che se ne devo per forza. Bloccato. Ah, la leva fu. Esatto, sì. Scusami. La sirena va bene. Così io lo uso per spostarmi. Ah, forse alzando questa? Ah, Forse sì. Sì, ecco. e qua possiamo abbassarlo quando c'è lui sotto. Quindi andiamo così. La chitarra non ce ne facciamo niente. Qua spegniamo questa. Esatto, Il povero agente che la continua a gente che vedere. vede gli spettri, ma che diamine sta succedendo? Quella la lasciamo accesa, gli accendiamo questa. Così lui si sposta. Perfetto.
di là. Esatto. Ecco, ogni volta tocca aspettare che il poliziotto faccia... Eh sì, torna indietro. Faccia il suo avanti e indietro, va bene. Manganello. Lui spunta, guarda da sotto. Puff. Sì. No, ma vabbè. No. Ma è partita la scena, scusa. Cioè si blocca, oddio, tutto, gli altri vanno avanti. E che è? No! No! Dai, ce la puoi fare! Due! Solleva. No! Scancia tutto! Oh, è schiacciato! Hai sentito un grido un attimo fa? Ti sto dicendo che non sono stato io! Nessuno ha detto che sei stato tu. Ecco. Abbiamo trovato un bell'angolo buio per il nostro sicario amante delle tenebre. Penso che la tua morte sia appena stata evitata. Di nuovo. Tengo adesso, tiene lui. Lo tengo in sacco. Vabbè. Chef on fire con i... Perché no, mi chiedo. Perché non possiedo dei poteri come i tuoi? Se potessi fare quello che fai tu, mi sarebbe di grande aiuto nelle mie indagini. Perché soltanto pochi eletti, eh? Non è giusto. La stessa cosa che ha detto anche quel cagnolino. Missile. Missile! Beh, in realtà ti invidio tantissimo. Davvero? E perché? Perché la tua vita può essere salvata, anche se questa notte morissi di nuovo. Posso salvarti, con i miei trucchi da fantasma. Ma nessuno può salvare la mia di vita. Oh. Questi poteri, perché hanno scelto me? Questa notte troverò risposta alle mie domande? Sì, mi spiace. Beh, ora sei libero di fare ciò che vuoi. Penso che questo sia un addio, detective. Potremmo mai rivederci. Quando vorrai rivedermi, ti basterà morire. Che hai capito? Vabbè, esatto, lei è felicissima. A posto. Stavo scherzando. Beh, credo che sarebbe meglio tornare al presente. Ok. Capito. Lynn è sfuggita alla morte per la seconda volta, ma ciò non significa che sia ormai fuori pericolo. Sarà meglio andare a vedere come se la sta cavando. No. Devo farmi tutto il giro di nuovo. Dobbiamo aspettare il bro. No, ma il bro non c'è il bro. Non c'è, no. Il mio boy poliziotto da sopra. Qui c'è il gancio. Ah, ecco qua. I'm singing in the rain. Un pelo. No, non mi molli? Non mi fai andare giù? Eto. Che devo fare con la ruota? Col divieto di sosta lì, cioè col divieto di accesso. Col divieto d'accesso. Vai, torna di qua. Ah, giusto. Non l'avevo notato. Ale. Good girl mio.
Beh, a quanto pare dovrò farti i complimenti. Hai sventato un'altra morte. Ma non ho fatto progressi nella soluzione del mio mistero. Ma quella donna è la chiave di tutto, non dimenticarlo. Lina, eh? Ora che è di nuovo in vita, deve essere ancora rinchiusa nell'ufficio del custode. Non potrà indagare sul suo caso se non può muoversi liberamente. Dovrei tornare all'ufficio del custode ed incontrarla. Sembra una buona idea. All'ufficio sia. Yeah. Il regno del pollo. Il regno del pollo, proprio. Chissà se sarà mai utile. Sì. Ho deciso di tornare nell'ufficio in cui è trattenuta Lynn. Cambiando il suo destino, anche la sua storia verrà cambiata. E forse ci condurrà in qualche nuova direzione. Ora che Lynn è di nuovo viva, mi chiedo cosa stia facendo. Ha detto che stava investigando su un caso importante stanotte. Il caso si è collegato in qualche modo a me? Tan tan tan. Yeah. Vediamo il prossimo com'è. Mm-hmm. 8:34, ma poi si svolge tutto in una manciata di minuti praticamente. Sono le 8:23. Quando Lina ha perso la vita per la seconda volta, era stata trattenuta perché sospettata del mio omicidio, ma io l'ho salvata, sperando di risolvere il mio mistero. Gli esseri viventi possono scegliere di vivere le proprie vite in due modi. Possono sottomettersi al proprio destino oppure cercare di cambiarlo. Lynn fa decisamente parte della seconda categoria. Non appena sono ritornato nell'ufficio del custode alla discarica, questa cosa mi è suonata particolarmente familiare. Stupido! Ti avevamo detto di non perdere di vista la sospettata! Le mie scuse, signore, ma non avrei mai pensato che sarebbe fuggita. Lynn è come un angelo, cioè come un'amica, è una di famiglia per noi. Angelo, amica o familiare, se ne hanno la possibilità, fuggono tutti, pensato. Hai idea di quanti anni siano trascorsi da quando mia moglie è andata via? Mi dispiace molto, non ne ho idea, signori. Non diventerai mai un detective di questo passo. Ora, trova Lynn. Sì, signore. Ma qual era il nesso con sua moglie, cioè? Sì, sì, ma magari lui vuol fare solo il poliziotto, la gavetta per tutta la vita e basta, e se l'ispettore Cabanella se ne accorge, è tutto finito. E così la nostra detective dei capelli rossi è fuggita, eh? L'avevo salvata appena qualche minuto fa. Diavolo, sei veloce. Beh, immagino che cercheranno delle tracce qui attorno. No. Il taccuino rosa shocking. Oh. Facciamo. Il taccuino di Lynn, triste e dimenticato, giace dietro la libreria. Chi potrebbe aver chiamato prima di nasconderlo qui? Vorrei poterlo scoprire. Oh, adesso possiamo andare giù. No, non ancora. Che dice? Quel vecchio uomo col piccione. Pensi che stia conducendo qualche tipo di ricerca qui? Guarda tutti questi strumenti di precisione, questi macchinari complicati. Ha un microscopio. Sì. Nessuno che l'abbia mai visto. Cosa stai facendo? Signore, penso di aver capito come sia fuggita Lynn. Da qui! Non potrebbe mai entrare in questo piccolo ascensore. Oh, non lo so, signore. Lynn è piuttosto magra. Ciocco, non sai che le donne sembrano più magre perché usano abiti che snelliscono? Va bene. A tutt'oggi io non so ancora quanto pesasse davvero mia moglie. Va bene, ma ce l'hanno tutti con sta moglie. Sì. Mi dispiace molto, non ne avevo idea, signor. Sono la coppia fatti con gli stampini e i poliziotti. Sì. Non diventerai mai un detective di questo passo.
Va bene. Ad ogni modo, dov'è quel vecchio colpiccione? Oh, lui, signore, è uscito dalla porta dietro di me, signore. E non è che è scappata anche lei da qui e basta? Infatti. Non si apre. A quanto pare, la porta conduce al seminterrato, ma ora è bloccata, signore. Questi strumenti sono tutti molto sospetti. Faresti meglio a tenere d'occhio anche il vecchio. E signore? Microscopio molto sospetto. Molto. Possiamo esaminarlo noi? Non ho idea di cosa sia questo strumento. Per la verità, l'intera scrivania è piena di cose che non ho mai visto. So di aver perso la memoria, eppure il vecchio colpiccione pare un tipo davvero strano. Qua c'erano le fotografie. Queste foto sembrano molto vecchie. Foto di piccoli frammenti di roccia. Il vecchio colpiccione ha dei gusti davvero strani in fatto di muri. E qua non c'è nient'altro. Di cosa si è accorto? Ah, magari adesso se lo faccio con lui riesce, lo apre e posso leggerlo? Sì. Giurerei di aver appena visto questa cosa muoversi. Non dirmi che può essere avvertito la tensione tra me e il detective e si è mossa per allontanarsi? Proprio questo sì che è un ragionamento strano. Questo passo non diventerò mai detective. Sì, ma non per i motivi che pensi te, bello. Quello che mi serve è un'intuizione di qualche tipo, qualcosa di cui andare fieri. Se solo potessi trovare una traccia utile che possa servire allo scopo. Una cosa utile è molto ovvia, ce l'hai davanti agli occhi. Beh. Col faretto, vai. Beh. Esatto, vai. Beh. Facciamo anche una bella feccia. Oh, questo è il taccuino di Lin. Se glielo restituisco, tra noi potrebbe scattare una scintilla. Cosa faccio? Cosa faccio? Questa faccenda è davvero complicata. Sì, sì, lui pensa solo a rimorchiare e basta. Cos'hai lì? Cosa? Questo... questo è... Aspetta un attimo, quello è... Sì, signore, il taccuino di Lin. Taccuino, eh? Ora che ci penso c'era qualcosa del genere nel rapporto. Qualcosa riguardo a lei che guardava il suo taccuino mentre era al telefono. Deve essere questo. Questo numero di telefono con un grosso cerchio intorno. Non sei curioso di sapere chi stesse chiamando? Sì, lo sono, signore. Mi piacerebbe saperlo. Oh... Ma non ho altri motivi per volerlo sapere. No, signore! No, signore! Questo numero potrebbe essere una traccia importante. Farò meglio a controllare. Lui sta già pensando di stalkerare il tizio che l'ha chiamato. Sì. Quick time. Pronto? Con chi parlo, per favore? Sì, pronto. Questa è un'indagine di polizia. La ringraziamo per la collaborazione. Ehi, conosco quella voce. È lei, Detective McCo? Ah, è l'agente Bailey? Che succede, signore? In genere non chiama così tardi. Oh, ha ricevuto una chiamata da Lin, uno dei nostri detective, prima. Da Lin? Sì, mi chiama tutte le sere. Forse percepisce ciò che sta per succedere. Ha detto nulla di particolare? No, non direi. C'è qualcosa che non va? Sì, beh... potrei contattarla di nuovo se avrò altre domande. Lui è ancora l'altro, è comunque al telefono che... Sì... KM e numeri.
Vado a redigere il rapporto sulla ce alla centrale. Ho bisogno che tu resti di guardia qui. Scusi, detective, ma... Quel C'è? taccuino, le dispiace se gli do un'occhiata? Non importa, signore. Ah, stai di guardia e basta. Ci ha provato. Maledizione. Telefono casa. Cosa diceva la telefonata? Ti ho sentito nominare Lynn. Non ne ho idea, se dovessi indovinare, tuttavia, azzarderei che sta accadendo qualcosa in cui è coinvolta. L'unico posto al mondo in cui non accade mai niente è la tua testa, Bailey. A posto. Ah! Cosa vorresti dirmi? Beh, ho capito il significato delle parole. Non è questo il punto della domanda. È un modo per esprimere indignazione, manifestandola in forma interrogativa. Spero soltanto che Lynn non stia facendo delle pazzie. Sono un suo ammiratore, sai? Secondo il mio registro, di recente Lin ha telefonato qui pressoché ogni notte. Allora, vediamo. Agente, non si beve in servizio? E così, questo è il luogo che chiamava prendendosi tutti quei rischi, eh? Ma che posto è questo esattamente? Che dici? Ci fermiamo qua e lo E riprendiamo la prossima? continuiamo. Assolutamente sì. Yes. Almeno non cominciamo il caso Sì, che esatto, dura anche un'oretta. Esatto. perché dovremmo ragionare poi, sennò poi io soprattutto non ricorderò nulla. A posto, a posto. Prossima volta il recap lo fai te. Oh no. O no? E niente, Bene. ragazzuoli. Se vi è piaciuto, lo continueremo poi. O sabato prossimo, o fra 2 sabati. Ci accordiamo poi con Mio anche quando c'è. E Esatto. vi faremo sapere. Buon lavoro, Listo, chef. puntuali. Buon lavoro a te, chef. Sì, ma poi secondo me la live di 2 orette è anche proprio giusta come tempistiche. Dopo di più, secondo me diventa anche noiosa dopo un po'. Quindi, bene così. Grazie per essere passati tutti quanti. Andiamo a Grazie. trovare qualcuno, se c'è qualcuno Andiamo a trovare online. qualcuno, se c'è qualcuno. Te l'avevi visto, mio, è un Rest for the Wicked. No? Andiamo, sì. Andiamo da questo, dal Valli che sta portando il giochino. Tra l'altro anche nel Rest for the Wicked sembra un sacco bellino. Sì, sono curiosa. Allora, andiamo qui. Ciao Tenko. Ciao chef, Ciao. alla prossima. Grazie. Andiamo dal Valli che fa cose. Let's go.